Esatto, buonasera, il mio è veramente come sempre soltanto un saluto e poi lascio la presentazione e il campo alla nostra professoressa. E volevo un attimo però salutare la Zerin, è stata in realtà collega di tutte e due in qualche modo, perché è stato tanti anni alla sovrintendenza e io non c'ero ancora, ma lui già era qui e lavorava della sovrintendenza ai beni storico artistici, specializzato, come sapete, come vi dirà molto bene, sulle pietre, di cui sa tutto. E quindi volevo salutare, volevo ringraziare del suo intervento e lascio la parola a Donatella Calabi, che lo presenterà come si suol fare, con molta grazia. Grazie a tutti. Grazie Giulio, come sempre, di questa ospitalità che della quale siamo veramente molto contenti come associazione Progetto Rialto e della collaborazione con le gallerie dell'Accademia, che devo dire siamo ormai arrivati a più della metà di questo ciclo. Ve lo dicevo già per quelli che erano presenti la volta scorsa, credo che sia un ciclo abbastanza singolare e sicuramente molto pregnante sia per l'associazione Progetto Rialto che per le gallerie dell'Accademia, nel senso che decidere di lavorare sul mercato dell'arte, l'arte nel mercato, ha significato riflettere su una parte abbastanza particolare del mercato, ma che per Venezia sicuramente è stata di un'importanza, non solo per Venezia naturalmente, ma per Venezia di singolare importanza. E come avete sentito quelli di voi che hanno seguito più di una lezione, noi abbiamo parlato di oggetti artistici, oggetti artistici molto diversi tra di loro. Siamo partiti dalle stampe, dalle incisioni, poi abbiamo parlato di dipinti, oggi parleremo di materiali da costruzione e fra questi di barre colorate, di pietre colorate, delle provenienze più diverse. Adesso su questo torno subito. Questo per dire che quando si parla di opere d'arte e di mercato dell'arte, il campo si apre veramente a 360 gradi volendo, e questo abbiamo cercato di fare. Abbiamo anche cercato di prendere in considerazione una cronologia ampia, il che ha significato dal punto di vista poi dell'organizzazione del ciclo non essere del tutto coerenti dal punto di vista delle date, per ragioni organizzative e logistiche non siamo riusciti ad andare dal più lontano al più vicino. Abbiamo cercato un po' di farlo, ma ci sono anche delle andate e dei ritorni dovuti al fatto che non sempre i nostri presentatori erano disponibili, quindi dal punto di vista dell'organizzazione del calendario ci sono stati degli anticipi e dei ritardi se pensiamo a un ordine cronologico. Ma quello che è certo è che riflettere sulla collocazione di queste opere d'arte sia rispetto a gli scopi in senso ampio, gli obiettivi in senso ampio dell'associazione Progetto Rialto, che è quello di mobilitare l'attenzione della popolazione, della cittadinanza e di tutti quelli che sono interessati alla città di Venezia e all'idea di un mercato così come si è costruito nei mille anni di storia. Significava non solo occuparsi di prodotti alimentari e di vendita al minuto, ma appunto di uno scambio di saperi, di conoscenze, di linguaggi che riguardano anche, fra le altre cose, le opere d'arte e le opere d'arte le più diverse. E ovviamente questo tipo di questioni riguarda, e questo non è un fatto secondario, le gallerie dell'Accademia per definizione. Oggi Lorenzo Lazzarini, il professor Lazzarini, ci parlerà di un mercato appunto abbastanza particolare, che è quello di grandissimo peso per una città come Venezia, che è quello della realizzazione di opere d'arte che hanno avuto a che fare con alcuni materiali particolari di costruzione, la città di Venezia, il bacino del Mediterraneo, l'Adriatico tutto, la costruzione dei monumenti e l'uso della pietra e dei marmi colorati dall'antichità, spesso con sfoglia, materiali riutilizzati, fino invece all'uso delle cave disponibili nei territori veneziani,
per la costruzione, prima di tutto, di opere monumentali all'esterno e all'interno, le facciate, e ne vedremo alcune, ma anche all'interno, pensate alla pavimentazione della Basilica di San Marco, non so se ne parlerai oggi, ma è sicuramente una delle cose di cui Lorenzo Lazzarini si è occupato in maniera assolutamente straordinaria. Quindi appunto l'uso di questi materiali per la realizzazione di vere e proprie opere d'arte di fra i più ricchi, le più ricche e le più importanti di quelle di cui Venezia dispone, che ovviamente hanno riguardato un'attività commerciale, l'importazione di questi materiali, le difficoltà dell'importazione, le provenienze, è uno dei temi di cui io ho sentito parlare Lazzarini in varie occasioni ed è una delle più affascinanti, perché lui è sempre andato alla caccia di capire da dove venivano questi materiali, come li si trovavano, quanto difficile e costoso era farli arrivare a Venezia, e quindi la disponibilità di risorse minerarie vicine o lontane. Sia dal punto di vista della difficoltà della costruzione, sia per le costruzioni private che per le costruzioni pubbliche, per gli aspetti ornamentali e per gli aspetti proprio anche costruttivi. Pensate alla pietra d'Istria e all'uso della pietra d'Istria. Quindi in epoche differenti, in epoche lontane, attraverso l'uso delle sfoglie, dicevo prima, ma anche invece in epoche a noi più vicine. Litotipi utilizzati a Venezia e provenienti dal territorio dominati dalla Repubblica Veneta o da altri territori della stessa penisola italiana. Lorenzo Lazzarini è laureato in geologia con una tesi in mineralogia applicata all'Università di Padova. Come dicevo un momento fa, Giulio Manieri ha lavorato per molti anni, non so, forse 20 anni, come esperto geologo per la sovrintendenza e per le gallerie e ai beni artistici storici di Venezia. Poi è diventato professore, ha insegnato per un certo numero di anni, non ricordo quali, a Roma, alla Sapienza, giusto? Alla Sapienza. Poi è diventato professore allo IUAM a Venezia e lì siamo diventati colleghi e abbiamo avuto varie occasioni di collaborazione. Allo IUAM ha fondato una cosa che pochi veneziani conoscono, pochi veneziani e non veneziani conoscono, che io credo meriti un particolare ricordo, che è il LAMA. LAMA vuol dire Laboratorio di Marmi Antichi. È uno dei luoghi più affascinanti, secondo me, con una raccolta di pietre le più incredibili e con una capacità di elaborazione, di fare ricerca su questi temi, assolutamente, è veramente uno dei luoghi di nicchia di cui appunto Venezia e i veneziani conoscono molto poco, che invece andrebbe pubblicizzato un po' di più, perché l'ha fondato, coltivato, mandato avanti per un grande numero di anni ed è uno dei luoghi più preziosi di cui dispone questa città per lo studio, la ricerca e poi la conservazione, perché di questo si è molto occupato Lorenzo Lazzarini, in una serie di edifici fra i più importanti di quelli monumentali nella città di Venezia. Io prima citavo la Basilica, ma ci sono molti altri esempi altrettanto significativi e importanti. Lorenzo Lazzarini è anche uno dei membri più attivi dell'associazione Progetto Rialto e quindi è un'altra delle ragioni per cui è importante che sia qui oggi con noi. Lorenzo. Bene. Innanzitutto desidero ringraziare il direttore delle gallerie per l'ospitalità e poi Donatella per la presentazione anche di quello che sarà, diciamo, la mia chiacchierata. Devo dire che mi fa un certo effetto parlare di nuovo in questa sala perché diciamo, il mio primissimo incarico professionale è stato proprio l'insegnamento annuale di materiali e tecniche artistici all'Accademia. Quindi ho frequentato un po' questo ambiente assieme anche personaggi
molto importanti per Venezia e per l'arte, diciamo, contemporanea, come vedova che insegnava pittura e Viani scultura. Ed ero, diciamo, era stato accolto bene come geologo, anche se mi sentivo io un pesce fuor d'acqua, però insomma è stata un'esperienza per me molto importante. Poi per i successivi, appunto, 20 anni ho frequentato invece i piani alti, cioè mi sono occupato soprattutto di pittura. Forse Maniera di Via non ha ricordato questa mia attività, che è stata predominante almeno per i primi, diciamo, 5 anni di collaborazione con le gallerie dell'Accademia. Mentre invece a partire dalla metà degli anni 70 ho cominciato a lavorare su materiali lapidei e, diciamo, il battesimo del fuoco è stato quando la Basilica di San Marco mi ha chiesto di identificare alcune pietre che erano allora in restauro, e mi sono trovato davanti a questo panorama incredibile di materiali bellissimi, coloratissimi, ma che mi parlavano poco, perché la maggior parte dei casi non lo conoscevo. È stato però leggendo, ovviamente partendo da Ongania e leggendo il Boni, che ho avuto l'ispirazione giusta, esatto. Vi leggo questo passo che per me è stato importantissimo e anche profetico in certo senso. Boni dice, a proposito appunto dei marmi, questo è quanto io so delle provenienze di alcuni marmi che decorano la nostra basilica. Di molti altri sarebbe facile ripetere le alcune congetture e farne anche delle nuove, ma poiché di alcuni di essi non si sa neppure cosa siano, e d'altra parte io ho speranza di poter determinarne la provenienza, studiato chi abbia l'Oriente visitandolo, perciò altre informazioni intorno al loro uso primitivo le otterrò forse più tardi, quale oggi non potrei nemmeno supporre. E infatti è stato proprio grazie alla mia frequentazione, diciamo, assidua dell'Oriente, ma non solo, anche del Nord Africa, che ho potuto, diciamo, riscoprire antiche cave, visitare monumenti antichi dove sono presenti un po' gli stessi marmi della Basilica, che ho imparato, diciamo, a identificare questi materiali esotici che diciamo, hanno fatto soprattutto la storia, diciamo, dei monumenti romani, ma poi anche di quelli bizantini, e poi per il riuso successivo medievale anche di quelli, diciamo, di tutta l'area mediterranea post-antica. Ecco, io ho pensato di periodizzare un po', diciamo, la mia trattazione, e ho individuato questi momenti, diciamo, importanti per l'arrivo di materiali lapidei a Venezia. Quindi il primo è senz'altro quello che ha citato anche Donatella, è dalla fondazione nel 1204, quando sono soprattutto gli spogli romani e bizantini, sia regionali ma poi anche subito, diciamo, dal Levante, che hanno fatto, in un certo senso, hanno caratterizzato questo periodo, chiamiamo alto medievale, di Venezia. In particolare si potrebbe dire un po' come, diciamo, parafrasare quello che il Sanudo scrive di Venezia: Venezia è sull'acqua ma non ha acqua, perché Venezia in effetti era sull'acqua, non aveva acqua potabile, doveva aspettare le piogge o portare con i bursi, diciamo, l'acqua dall'entroterra. Lo stesso si potrebbe dire per le pietre: Venezia è di pietra, specialmente adesso, ma non ha pietra, è solo dal 400 in poi, quando, diciamo, si in possesso dell'entroterra, che cominciano ad arrivare le pietre venete, mentre invece per il periodo appunto più antico Venezia porta pietre dal Levante, spoglia le città circumlacunare, le città romane circumlacunare, soprattutto Altino ovviamente, ma anche Concordia, quindi Porto Gruaro, Poderzo, Opitergium, ovviamente Patavium, ma anche pietre e materiali dalla laguna stessa, come vedremo tra poco. Il secondo periodo è quello dalla Quarta Crociata, cioè dal 1204 in poi, che ha consentito ai veneziani di stare per 60 anni a Costantinopoli e quindi
avere agio, diciamo, tutto il tempo di spogliare anche i monumenti bizantini e i palazzi bizantini. Sappiamo che a San Marco è imitata sulla basilica dei 12 apostoli di Costantinopoli. È in questo periodo che arriva il grosso, diciamo, delle pietre colorate che decoreranno la basilica, ma anche moltissimi altri edifici, sia sacri che profani, diciamo, privati della città, molti palazzi. Quindi il periodo gotico, che però succede, diciamo, inizia, possiamo farlo iniziare abbastanza, diciamo, tardi rispetto ad altre città europee, però vede, diciamo, l'introduzione della pietra di Istria, che è la pietra di Venezia, che è la pietra anche, appunto, dei monumenti gotici, la pietra della città, che viene usata appunto dalla fine del 200 in poi e fino a tutto l'Ottocento, e che è tuttora, diciamo, ancora impiegata, però soprattutto per restauri. Abbiamo quindi il Rinascimento, che è caratterizzato da un punto di vista, appunto, dei materiali lapidei, dall'introduzione di lumachelle veronesi, di molte pietre, dei calcari fossiliferi molto decorativi, che piacevano evidentemente molto a Sansovino, che è stato protomagister di San Marco, che le ha utilizzate molto nella basilica, ma che le ha anche fatte conoscere e usare in altri edifici veneziani. Quindi il barocco, che vede invece l'introduzione di pietre dal Mediterraneo occidentale, cioè per la prima volta cominciano ad arrivare massicciamente pietre dalla Spagna, dalla Francia, ma anche ovviamente dal nostro ponente, diciamo, ligure. Vedremo quali sono alcune delle pietre più importanti di questo periodo. Poi tratterò molto velocemente dell'Ottocento e del Novecento. Sappiamo pochissimo della Venezia, scusate, alto medievale. Sappiamo che molto probabilmente era essenzialmente una città costruita di legno, e l'edificio tipico è il casone, che viene raffigurato, appunto, in antiche incisioni, ma anche dal Carpaccio, un dipinto che adesso è in mostra a Palazzo Ducale, e che casoni che poi, diciamo, tuttora resistono. Probabilmente soltanto alcuni edifici pubblici avevano mura, diciamo, di mattoni e di pietra, però, ripeto, di questo periodo conosciamo pochissimo. L'unico monumento, diciamo, che è abbastanza noto ed è anche il più antico della città, è la cripta, che terminata nell'832 è costituita da materiali di spoglio. Questa è un'immagine della parte che circondava il sarcofago di San Marco, molto probabilmente di pietra veronese, di broccato rosso di Verona, è andato distrutto e poi sostituito con pietra di Aurisina, e anche sopraelevato, sta adesso immediatamente sotto l'altare maggiore. Ho avuto la fortuna di poter esaminare decine di carote che vennero estratte alla fine degli anni 70 per impermeabilizzare tutto il perimetro della cripta, che, come molti di voi ricorderanno, era sempre sott'acqua, era sotto il livello del mare e quindi era sempre inondata, diciamo, non solo dalle altre maree, ma c'era sempre un velo o alcuni centimetri di acqua. Per ovviare a questo problema venne fatta proprio un'impermeabilizzazione perimetrale, scavando, appunto, un buco dietro l'altro su tutto il perimetro mediante perforazione, e estraendo poi queste parti lapide, sostituendole con resina impermeabilizzante, una resina epossidica.
E io ho avuto appunto la fortuna di poter esaminare le pietre di queste carote e è venuto fuori veramente di tutto. Vi metto, ho messo come esempio questo granito che viene dal Wadi Fawakir, cioè dal deserto orientale egiziano, una pietra molto diciamo, esotica, che è stata utilizzata dai romani soprattutto per colonne. E infatti, diciamo, oltre a questa pietra, nella cripta noi troviamo quasi tutte le pietre più importanti di età romana, certo non le più pregiate come ad esempio il porfido di cui vi parlerò, ma altre pietre come marmi, addirittura marmo pario, quindi molto probabilmente qualche frammento architettonico di grande valore, utilizzato però appunto per la costruzione della prima basilica marciana. Quindi il primo periodo, come dicevo, caratterizzato dal riuso di materiali antichi e attorno a Venezia le città importanti le ho nominate, ma c'è da ricordare anche che nella laguna stessa esistevano delle ville rustiche. La più recente è stata diciamo, più volte presentata al pubblico, quella di Io Piccolo, ha restituito marmi antichi, tra cui il cipollino verde, dei marmi dall'isola del Proponneso, africano, viene dall'Africa, ma viene dall'Asia Minore e altre pietre ancora. Quindi i veneziani hanno utilizzato tutti questi materiali proprio sin dall'inizio, almeno per i palazzi pubblici più importanti. E tra queste pietre, quella che ho citato prima, è sicuramente importante la molassa, cosiddetta molassa prealpina, che è la pietra che pavimenta il ponte di Rialto. Non è quella originale, perché in origine il ponte era diciamo, aveva una pavimentazione fatta di mattoni messi in taglio, ma è stata diciamo messa in opera a fine dell'Ottocento, e questa molassa prealpina si trova in un arco che va diciamo da Conegliano sino a Muggia, quindi sino a Trieste. Si chiama molassa dal termine francese equivalente, che significa pietra da mole, cioè pietra che serve per affilare i coltelli, perché è una pietra molto ricca di quarzo, quindi dura, abrasiva, che bene resiste quindi al calpestio, non si lucida nel calpestio, quindi antiscivolo, è la pietra ideale per pavimentare. E a un certo punto per i veneziani, come vedremo poco più tardi, diciamo, non hanno usato questa pietra a partire dal Settecento, ma la trachite eugana, che anch'essa è una pietra buona. Comunque la molassa sarebbe stata forse anche migliore, però non disponibile forse così facilmente e nella quantità ecco, disponibile della trachite. Di molassa era costruita soprattutto al Tino. Il Tino aveva ben 3,5 km di mura, e di queste mura è rimasto ben poco, perché appunto sono state sistematicamente distrutte e i blocchi portati via e utilizzati nella fondazione degli edifici più antichi, quelli detti veneto-bizantini di Venezia. Sono stati trovati in più occasioni durante degli scavi appunto delle testimonianze dell'impiego di questo materiale. Quello che vi posso citare, forse uno dei più recenti e anche più importanti, è nel giardino di Camp Vendramenta Lergi, dove è stata trovata una domus alto medievale che aveva appunto fondazioni di molassa prealpina. Ad Altino però ovviamente i romani hanno portato tantissime pietre colorate, e qui un unico esempio per tutti, io ho dato una tesi, ci sono almeno 30 tipi di pietre colorate diverse che sono state usate ad Altino. Qui vedete il pavimento di una domus dove c'è questa bellissima breccia che è il marmo scilettico dall'isola di Skiros in Grecia, il Bardiglio di Carrara, questo è stato analizzato dal marmo dall'isola di Tasos, questo che vedete è il fior di pesco dell'Eumea, per citarvi alcune delle pietre appunto colorate che
i romani hanno impiegato ad Altino e che i veneziani hanno spogliato per reimpiegarli nel pavimento, ad esempio, della basilica. Qui vedete un particolare dove si nota la stessa pietra che vedete lì, che è questo marmo calcidico, un giotto greco proveniente appunto da vicina Eretria nell'isola di Eubea. Qui vedete al centro invece un tondo di breccia corallina che viene dall'Asia Minore, praticamente è una colonna affettata. I veneziani hanno affettato colonne durante tutto il periodo della storia e li hanno ridotti appunto poi in tondi che venivano utilizzati per decorare pavimenti, ma anche, come ben sapete, le facciate dei palazzi. Ecco, il pavimento della Basilica ha in opera almeno 70 tipi di pietre diverse, che ho imparato a riconoscere, non tutti, alcuni ancora non parlano, ma insomma nella maggior parte dei casi sono arrivato a stabilire una provenienza. Qui vedete assieme alla breccia corallina, diciamo, la varietà di pietre, il porfido verde greco, il porfido rosso egiziano, eccetera. Altri esempi qui, questi grandi lastre, sono delle colonne tagliate invece non come un salame, ma trasversalmente per ricavarne delle lastre, e sono di marmo chio, che viene anche denominato porta santa, perché di questa pietra sono le porte sante della Basilica di San Pietro e di San Giovanni in Laterano a Roma. Qui vedete un altro dei pavimenti importanti di Venezia, sempre di XI-XII secolo, quello di Santa Maria Maggiore di Torcello. Il pavimento così era anche a San Lorenzo, era a San Salvador e ovviamente a San Donato di Murano. Quindi questi sono i pavimenti che hanno il maggior numero di specie d'archidee colorate utilizzate dai romani. I veneziani si portarono via anche sculture, questo è il ben noto Todaro, che è veramente un puzzle, cioè un insieme di più opere, diciamo un loricato romano, una testa di, probabilmente di età diciamo alto imperiale, una testa invece che è, forse rappresenta Costantino. E sono, questi sono di marmo, questo è il risultato di marmo Dolcimeno che veniva dall'antica Docimium, l'attuale Iscesano nell'Asia Minore. Poi vedete che è stato aggiunto il drago qui sotto, che è il marmo proconesio, e lo scudo in pietra d'Istria. In quest'altra opera, a voi altrettanto nota, questo San Paolo che sta all'esterno dell'abside, in origine stava però sopra il portale della chiesa, ha un corpo, questo è di età addirittura ellenistica, e ha un corpo di marmo pario, un piede di marmo tasio e la testa di marmo di Carrara. Questi sono stati analizzati appunto nel laboratorio dell'AMA di cui parlava prima Donatella, mediante analisi petrografica isotopica, ed è dalla combinazione di dati, diciamo quindi di laboratorio, che si riesce a determinare con sicurezza la provenienza dei marmi bianchi, peraltro invece non identificabili macroscopicamente. Quindi in questo periodo arrivano, diciamo, vengono eseguite delle spoliazioni, ma probabilmente ci sono stati anche degli acquisti. Ci sono alcune cronache che parlano di acquisti da parte dei veneziani di pietre da Aquileia, e un esempio potrebbe essere proprio quello delle 8 colonne di marmo di Aquitania che sono all'interno del nartece della Basilica. Hanno la stessa qualità e le stesse dimensioni delle 6 colonne che sono nel Duomo di Drago, di Grado, scusate. Sono probabilmente appartenute a un edificio tardo antico aquileiese che è stato spogliato, le cui colonne poi sono in parte contribuite a Grado e in parte probabilmente acquistate dai veneziani. Se girate per la città, penso, immagino, conosciate tutti questi esempi, però un'altra pietra importante che ho citato prima, oltre alla molassa, è la pietra di Aurigina. Qui vedete una stele funeraria di questo materiale e qui una colonna
sempre di questa pietra di Aurigina, che è la prima pietra di Venezia, diciamo, che anticipa la pietra di Istria, che stranamente è stata poco usata in età romana. Si trovano pochi esempi ad Aquileia e pochi nell'Istria stessa. La pietra di Aurigina veniva estratta, poi vi mostrerò un po' come cave, nella località omonima che è a circa 15 chilometri prima di Trieste. Quando andate a Trieste in treno vedete sulla destra le grandi cave a fossa di questa pietra, che è stata usata per sarcofagi, ne vedete uno che è stato trovato in città, e quest'altro, scusate, è invece stato trovato a Sant'Ilario. Poi in città è pieno di reimpieghi altomedievali di questa pietra, non solo quindi riusi romani, ma molto probabilmente le cave di Aurigina erano aperte anche in età altomedievale. Di questa pietra sono per esempio le centinaia di metri lineari, che avete visto non tutti insieme, ma se avete diciamo notato la presenza nelle case più antiche, che ne so, Cabarzizza per esempio, di marcapiani, ci sono delle cornici marcapiano con delle foglie acantine aggettanti, tutte quelle sono di pietra di Aurigina. Questa pietra di Aurigina era anche presente proprio nella Basilica Contarignana, si può vedere questa cornice marcapiano se si entra nei magazzini, diciamo, retrostanti la Basilica di San Marco. È una pietra, è un calcare fossilifero che è stato usato fino all'arrivo della pietra d'Istria, cioè fino alla fine del 200. E l'esempio più ragguardevole l'impiego di questa pietra è dato da queste tre statue che secondo Ludovico Geimolat e secondo me, diciamo, facevano parte di un gruppo raffigurante la Natività di Cristo, che stava dentro la Basilica di San Marco, era suddiviso in tre parti e che divideva, diciamo, il transetto dal presbiterio, e che è stato, diciamo, utilizzato proprio come setto tra queste due parti importanti della basilica prima della cosiddetta iconostasi delle Masegne, che arriva solo verso il 1390-94. Quindi questo gruppo, che è uscito fuori moda, diciamo, nel 300, è stato disperso. Questi che vedete sono confluiti adesso, insomma, al museo del seminario, ma la strage degli innocenti, che molti di voi conoscono, sempre della stessa pietra, stanno alla Cadoro assieme a degli angeli. L'Erode, che era connesso alla strage degli innocenti, venne venduto in Francia a un antiquario e poi acquistato dal Metropolitan Museum di New York ed è esposto adesso, questo nel museo. Questo gruppo della Natività era tutto policromo, cioè era pietra, era dipinta, ciò che era prassi, diciamo, normale nel Medioevo e anche in buona parte del Rinascimento. Quindi le pietre di Aurigina erano una pietra molto importante per Venezia. Qui vediamo le cave, sono cave molto molto grandi, qui vedete anche una galleria, evidentemente a un certo punto dovete pensare che l'inizio della coltivazione della cava comincia sempre ovviamente dall'alto, in questo caso è stata fatta a fossa perché si è seguito proprio la giacitura, diciamo, il giacimento di pietra. E qui vedete una parete, non so se riuscite a vedere, se si vedono, ma anche le tracce di lavorazione di un picco pesante romano, perché la cavatura veniva fatta con un picco che serviva a scavare un canale tutto attorno ai blocchi che dovevano essere estratti, e poi alla base si scavavano dei pozzetti dove si inserivano dei cuni di ferro che venivano battuti uno dopo l'altro e quindi si staccava il blocco dal monte. Ecco, la pietra di Aurigina, vedete qui una macro, è un calcare fossilifero. Questi frammenti che vedete sono frammenti di conchiglie del Cretacico. Sono organismi, diciamo, marini, sono chiamate rudiste,
che vivono in un mare caldo e soprattutto nella zona, diciamo, pericostiera, pericotidale, cioè vicina alla costa, tipicamente in una barriera corallina. Qui vedete un aspetto, diciamo, microscopico, questo che vedete corrisponde a uno di questi frammenti di fossili che volete, perché questi fossili si formano, diciamo, dopo che naturalmente il mollusco che ha creato, che ha generato la conchiglia, muore, la conchiglia si deposita sul fondo e poi le onde, diciamo, la forza delle onde, fratturano queste, comminutamente queste conchiglie che vengono poi cementate da una precipitazione di carbonato di calcio, quindi sono dei calcari fossiliferi. Quindi passando, diciamo, a queste, al 1204, a questa data fatidica, diciamo così, per Venezia, che ha consentito ai veneziani non solo, diciamo, di dare un brutto colpo, diciamo, all'impero bizantino che disturbava i suoi traffici, ma ha consentito ai veneziani appunto anche di spogliare sistematicamente edifici costantinopolitani. Qui vedete sei delle otto colonne di porfido del portale della Basilica. Secondo alcuni queste erano in origine a Roma, poi sono state portate da Roma a Costantinopoli, da Nuova Roma, la capitale dell'Impero d'Oriente, e da lì, diciamo, asportate dai veneziani e messe in opera nella Basilica. Se guardate bene la Basilica, il porfido è, diciamo, la pietra, direi, più importante in assoluto, perché marca, diciamo, non soltanto il portale principale, ma anche gli angoli. Se guardate nel secondo ordine in alto ci sono colonne di porfido rosso, non solo, la porta da Mar ha lo stesso ai due lati due frammenti di colonne di porfido. Poi conoscete tutti i tetrarchi non sono, adesso li vediamo, casualmente in quel posto lì, cioè diciamo, tra la Basilica e la Porta della Carta, ma sono lì a marcare l'ingresso del potere, del, diciamo, l'ingresso del palazzo che ospitava il potere della città, il palazzo del Doge. Quel porfido è anche la pietra più importante dell'antichità, i romani la chiamavano lapis porfilites, cioè pietra di porpora. Era importante appunto perché aveva il colore della porpora ed è una pietra unica che si trova solo nel deserto orientale egiziano. Qui i tetrarchi dimostrano chiaramente che sono stati i veneziani che hanno unito così i due imperatori e i due cesari, cioè i loro successori. Siamo in età diocletianea, quindi gli imperatori sono Diocleziano e Galerio, Massimiano e Costanzo Cloro sono i due cesari. Vedete che è noto che, diciamo, il piede mancante è stato trovato a Costantinopoli da un archeologo tedesco, il Neumann, nel 1965. È stato trovato vicino a un edificio, il Mirelion, chiesa bizantina, poco lontana da un punto importante di Costantinopoli, quello che si chiamava il Filadelfion, cioè la piazza dedicata alla fratellanza. Ed è lì che stavano i tetrarchi diciamo, a obbedire alla speranza di Diocleziano di mettere fine alle lotte fratricide, no? Diocleziano ha creato la tetrarchia per dare una successione normale, non quinta, diciamo, al posto, al potere imperiale. Ecco, ed è questo il pietra che è stato trovato adesso nel Museo Archeologico di Istanbul. Il porfido è presente anche all'interno della Basilica e marca anche lì i punti chiave. La prossima volta che entrate a San Marco, fate caso che quando passate in Artece, fate 3-4 scalini per entrare in Basilica, appena entrate in Basilica calpestate due lastre di porfido. E questo è chiaro il messaggio, state entrando nella casa del re dei cristiani. Lo stesso se poi passate, diciamo, attraversate l'aula centrale, calpestate il mare, questo è fatto di cosiddetto mare, di grandi lastre di marmo crocolnesi, e salite
diciamo, le scale del presbiterio, appena entrate nel, proprio nel, nella sopraelevazione del presbiterio, c'è un'altra lastra di porfido davanti all'altare maggiore e una rota porfiretica è anche dietro l'altare. Quindi di nuovo diciamo messaggi simbolici che sono veicolati proprio dalle pietre che noi adesso in molti casi non conosciamo, ma che gli antichi conoscevano perfettamente. Qui guardate la bellezza del, in particolare del pavimento formato diciamo, e restaurato con pietre antiche, però anche integrato in varie epoche con pietre moderne. Quindi riuscire a identificare le pietre significa anche distinguere diciamo, le parti più antiche da quelle di restauro e quelle moderne. Tornando al porfido, vi faccio vedere, le cave sono nel deserto orientale egiziano e qui vedete una distribuzione di questa pietra che ha dell'incredibile perché ha raggiunto la Britannia. I punti rossi sono gli usi primari, cioè di età romana e bizantina, invece i triangoli blu sono i reimpieghi. Ecco, le cave stanno a 40 km circa all'interno di Hurghada, sul Mar Rosso, e qui vedete anche le strade, diciamo, cioè, pensate che c'erano circa 160 km di deserto per arrivare dalle cave fino a Kena, l'antica Kainepolis, dove i blocchi di porfido più o meno semilavorati potevano essere imbarcati su chiatte, discendere il Nilo, siamo qui, e arrivare fino ad Alessandria, dove questi blocchi venivano trasferiti su delle navi lapidarie che attraversavano il Mediterraneo e arrivavano a Ostia, dove era la Stazio Marmorum, cioè il deposito dei marmi. E da questa Stazio Ostiense, poi mediante alaggio, cioè mediante un fiume, ma delle chiatte trainate da cavalli ai lati del fiume, i blocchi risalivano la corrente del Tevere per arrivare fino alla Stazio Urbica che era Trastevere. Quindi, ecco, vi faccio vedere le cave, c'è una cava maggiore del porfido, sono sei le cave antiche, però stava a 1200 metri di altezza. Quindi se cave stavamo qui, qui vedete la via Marmoraria che dovevano fare i romani per portare giù dei blocchi che erano anche monolitici e arrivavano fino a 10 metri di altezza. Ad esempio le colonne del Tempio di Roma, a Roma, sono circa 10 metri di altezza. Ecco, qui vedete le pareti di cava. Il porfido è una pietra estremamente tenace, dura, difficilissima da lavorare, quindi si estraeva, ecco, con la tecnica del punto dei fori per cunei e la battitura di cunei, che praticamente qui era uno vicino all'altro in modo da ottenere proprio uno stacco, diciamo, continuo. Ma è una pietra che anche adesso si lavora più con strumenti diamantati, si taglia con lastre diamantate, che invece gli antichi usavano, diciamo, degli utensili di ferro che dovevano essere temprati in continuazione, per cui in questa zona desertica dell'Egitto dovevano esserci non solo, diciamo, cavatori, ma anche fabbri, dovevano esserci, c'erano decine di animali, dromedari e asini che servivano per il trasporto su carro dei blocchi. Non c'era niente da mangiare, quindi tutto doveva arrivare, compresa l'acqua, dalla zona costiera. Quindi dovete pensare alla logistica che hanno messo in opera, diciamo, in operazione dai romani per estrarre e poi trasportare questo materiale. Nell'interno della basilica, dicevo prima, ci trovano 70 tipi di pietre diverse. Guardate solo nel capitello, il cosiddetto capitello, questo è un granito che viene dal Wadi Barud, sempre il deserto orientale egiziano. Questo è il marmo Chio, la porta santa dall'isola di Chio, il marmo di Aquitania, che viene, dimenticavo prima di dirlo, dai Pirenei francesi, da Aubert,
Poi qui alla base avete il pavonazzetto che viene dal centro dell'Anatolia, del vicino Afion, e quindi la base sottostante è invece la breccia di Abbe, l'attuale isola di Rabe in Dalmazia, Croazia. Qui vedete invece Santa Polonia, che esistono ancora pietre che si possono far risalire al saccheggio, perché dobbiamo chiamarlo con il suo vero nome, effettuato dai veneziani a Costantinopoli dopo la conquista della città. Qui ci sono ancora blocchi di porfido, blocchi di tutte queste pietre che vengono normalmente utilizzate nei restauri. Con la pietra della Basilica, ma anche la pietra di Venezia, più importante fino al 400, però è il marmo proconnesio, si chiama così dal nome greco antico Proconnesos, dell'attuale isola di Marmara, isola che si incontra diciamo una volta passati e attraversati i Dardanelli, quando si è diretti a Costantinopoli, a Istanbul, che sta sulla destra, quindi veniva diciamo anche comoda per l'approvvigionamento di marmo. Questa metà dell'isola è fatta di questo marmo, che è caratteristico perché è bianco ma con queste vene grigie. Questo marmo proconnesio viene chiamato marmo greco a Venezia, anche greco fetido, perché quando si lavora emette dei gas solforati che puzzano. Ed è la pietra, diciamo il marmo più importante dell'antichità, ma anche per Venezia, almeno fino al 400. Qui vedete come veniva tagliato da uno stesso blocco e poi giusto a posto a formare questi bellissimi disegni che trovate ben conservati, soprattutto all'interno, perché all'esterno purtroppo molte lastre si sono danneggiate nel corso dei secoli e sono state sostituite da lastre nuove, sempre di marmo proconnesio, ma che non hanno questo bel disegno. Anche le colonne all'interno della basilica sono di marmo proconnesio. Ecco, l'isola è qui, questo è lo stretto dei Dardanelli, e quindi per arrivare a Costantinopoli si costeggia proprio l'isola, ed è, vedete qui la parte in chiaro, questa è tutta la parte marmorea dell'isola. Questo marmo proconnesio è stato usato a partire dal VI secolo a.C. ed è tuttora cavato, quindi è in assoluto la pietra, diciamo, forse più importante dell'antichità. È la pietra che è presente ovunque a Venezia. Ecco, Carlo Redan, tutte le colonne, se ricordo bene, sono 18, sono di marmo proconnesio. Anche le colonnine piccole di Ca' Farsetti sono di questo marmo, le colonne di Ca' Bazzizza. Io sto contando da 20 anni, perché vedo sempre qualcosa di nuovo, spesso riesco a entrare in qualche palazzo privato anche, quindi, ho fatto questo censimento che fino al 2020 contava 1219 colonne, ma adesso posso aggiungere ancora 40, quindi siamo a oltre 1250, e le ho divise ovviamente per tipologie di edificio, quindi veneto, bizantino, gotico, rinascimentale, barocco, moderno, e poi anche per tipo di edificio religioso, ovviamente dove c'è il maggior numero di queste colonne, soprattutto per diciamo, il periodo più antico, oppure civile pubblico, civile privato. Il marmo di Carrara, che voi potreste pensare essere invece il marmo più importante di Venezia, arriva tardi a Venezia, arriva dopo il 1420, con una famiglia di scultori fiorentini, i Lamberti, che scolpiscono il fregio della basilica, quel fregio floreale bellissimo, no? Che sovrasta, diciamo, la facciata occidentale della basilica, e che è stato anch'esso poi utilizzato, diciamo, le colonne sono state affettate senza misericordia in tantissimi casi per ricavarne le patere che decorano tantissimi edifici veneziani. Alberto Rizzi ne ha, diciamo, contate circa 900, e dello stesso marmo proconnesio è anche il famosissimo tondo Angara,
che spero conosciate, è un po' nascosto vicino a San Pantaloni, in una corte interna, e che è, diciamo, il secondo nuovo che raffigura un imperatore, forse con meno, bizantino. Ecco, quindi per la parte, diciamo, medievale, i veneziani hanno portato chiese dappertutto, ma non solo per, diciamo, riutilizzarle, ma anche perché gli conveniva per altri motivi, per esempio per zavorrare le navi, perché i veneziani, come sapete, esportavano sale, esportavano metalli, legno, e riportavano indietro invece spezie, che erano leggere, tessuti, altri materiali di pregio, e avevano necessità di zavorrare queste navi. Per cui avevano, diciamo, l'utile e dilettevole, anche perché prima ancora di conquistare Costantinopoli si servivano, per così dire, moltissime città greco-romane rivierasche abbandonate, dove navi erano res nullius, di chi se li prendeva, quindi i veneziani facevano scalo, caricavano. Era soprattutto per iniziativa privata. Sappiamo, purtroppo esistono pochissimi studi in archivio, sarebbe incoraggiare, diciamo, molti studenti di Ca' Foscari, immagino di Iua, invece a scavare nell'archivio di Stato, perché c'è una prateria da esplorare, campi da coltivare immensi, perché ovviamente costava anche ai romani, ai veneziani, il trasporto di questi materiali, no? Qui sono indicate le rotte, la galea più importante, cioè la rotta più importante era quella di Romania, quella che arrivava fino alla Tana, quindi che arrivava in Grecia, da Costantinopoli e così via, però i veneziani ovviamente frequentavano Palatia, per esempio, Efeso, tutti i porti del vicino Oriente, Alessandria e poi anche quelli d'Occidente, quindi quelli di Barbaria. Ecco, sappiamo, questa è un'informazione che mi ha dato l'amico e collega Beltrame, che insegna archeologia marittima, che erano le navi tonde, si chiamavano così, quelle adibite al trasporto, oppure le galee da mercatura. Ecco, vedete qua, questa è una nave tonda e questa è una galea di mercatura. La nave tonda era circa 30-35 metri di lunghezza e portava al massimo 200-250 tonnellate, non di più. Quindi dovete pensare che, diciamo, la quantità e le qualità anche di queste navigazioni effettuate dai veneziani per importare dal Levante i marmi. E dovete anche pensare che questi trasporti venivano fatti solo per pochi mesi all'anno, perché in inverno ovviamente il traffico marino subiva uno stop. Ecco, questa è una ipotesi di come venivano caricate queste navi. La modalità di carico era importantissima, perché il carico doveva essere stabile e resistere anche almeno alle tempeste, diciamo, più modeste. Quando questo carico ovviamente non era ben fissato, molto spesso portava a naufragi che, come sappiamo, hanno costellato tutto il mondo antico. Attorno alla Sicilia sono decine di naufragi, di carichi, di marmi, molti dei quali sono state anche analizzate sempre a Lama, e l'analisi dell'identificazione dei marmi trasportati è importantissima, perché ci consente di ricostruire le rotte, cioè dove le navi si sono fermate per caricare marmi diversi, e quindi ci dà informazioni utilissime di tipo storico. Ecco, veniamo all'altra data importante, che è l'introduzione della pietra d'Istria. La pietra d'Istria arriva a Venezia, come dicevo prima, nella seconda metà del 200, dopo che Parenzo
spontaneamente si dà a Venezia nel 267 e dopo il 276 quando i veneziani invece conquistano con una forza Giustinopoli, che sarebbe l'attuale Capodistria. Questo è uno dei manufatti più antichi che è presente a Venezia, di questo materiale che, ripeto, è la pietra di Venezia con l'iscrizione famosa. Altro manufatto antico è quello che costituisce il basamento delle due grandi colonne in piazzetta. Non è un caso che è nel 1307, quindi pochi anni dopo che inizia l'arrivo di pietra d'Istria dalla penisola istriana, che viene creata la scuola dei Tagiapiera. Qui vedete la Marievola che mostra i santi quattro coronati, che erano i martiri, martirizzati da Diocleziano, perché nelle cave proprio del porfido che vi ho mostrato prima, si erano rifiutati di scolpire una statua di Asclepio, e quindi erano cristiani, e quindi l'imperatore comandò che venissero chiusi in casse di piombo e gettati nel Mar Rosso. Quindi sono stati presi come i protettori della frangia dei Tagiapiera, che venivano chiamati a Venezia. La prima sede era Santa Ponal, poi questa confraternita, questa scuola si spostò a San Giovanni Evangelista e poi si rispostò nel 600 a Santa Ponal. Infatti nell'edificio a fianco della chiesa potete vedere ancora questo bassorilievo che mostra sempre i santi quattro coronati, protettori del mestiere. Il primo uso della pietra d'Istria è stato limitato a sostituire, diciamo, la molassa peraltina, cioè a isolare le murature dall'acqua, perché la pietra d'Istria è un calcare molto compatto e quindi diciamo, era una barriera ideale contro la risalita capillare. Poi la pietra è stata usata per contorni di portali, di finestre e poi più avanti, diciamo, anche per scultura. Nel momento, diciamo, dove c'è più pietra d'Istria è senza dubbio il palazzo ducale. La pietra d'Istria si trova diciamo, in queste parti indicate in blu scuro in carta geologica, ed è un calcare che si è formato in, anche qui, un mare caldo, un po' come la pietra di Eurisina, soprattutto nella zona che vedete qui, tra la barriera corallina e la terraferma. In questa zona la forte evaporazione faceva sì che il carbonato di calcio delle conchiglie si sciogliesse e si ridepositasse sotto forma di un fango calcareo che ha poi subito una litificazione, una diagenesi molto pronunciata, cioè si è compattato per effetto del suo peso stesso, ma per effetti anche metamorfici, cioè di innalzamento di temperatura non molto elevata, ma insomma che ha favorito la ricristallizzazione in un certo senso dei cristalli più piccoli di carbonato di calcio a formare un calcare molto compatto. Ecco, qui vedete delle immagini delle due più grandi cave, ma quella di Orsera, vedete qui, che ha dimensioni veramente enormi, dove sono stati tolti migliaia e migliaia di metri di cubi di pietra, e poi quella di Rovigno, Punta Slatni. Rovigno è un po' più piccola, però diciamo a forme abbastanza regolari. Ho calcolato che da questa cava i veneziani hanno estratto 700.000 metri cubi, ma quella di Orsera è forse il doppio. Quindi dovete pensare che doveva esserci anche qui un via vai continuo di burci e di navi che facevano la spola tra l'Istria e Venezia. Le 70 miglia marine potevano essere coperte, diciamo, circa in una giornata. Questo è l'aspetto microscopico per
farvi apprezzare il confronto tra la pietra di Aurisina e la pietra di Istria. Vedete che la pietra di Istria è una grana finissima e quando è di buona qualità è un materiale, diciamo, insuperabile come durevolezza e anche come resistenza a fisico meccanico. Nel periodo, ecco, stiamo parlando adesso del periodo gotico, nel periodo gotico un'altra pietra dannata importante che è stata portata a Venezia è la breccia di Arbe. Arbe è l'attuale Rab, ecco da dove si trova, diciamo, questa è l'Istria, quindi si trova più a sud, scusate, questa è qui in basso, più a sud di Cherso, ed è una pietra molto decorativa, vedete qui il suo aspetto, diciamo, in una superficie lucidata, che è stata usata non solo per pavimentare o per rivestimenti parietali, ad esempio tutto lo zoccolo del sedile che corre all'interno della basilica marciana è tutto rivestito proprio di breccia di Arbe, ma che è stato usato anche per scultura. Ci sono ad esempio i due animali, diciamo, già in opera in qualche profilo, non sappiamo quale, ma come animali stilofori che sono l'accadoro, molto belli, che sono stati ricavati proprio scolpendo la breccia di Arbe. Ecco, qui invece ho messo una carta relativa alla provenienza delle pietre di Palazzo Ducale, sia quelle esterne che quelle interne. Ecco, dimenticavo di dire prima che la breccia di Arbe la si trova anche in facciata del Palazzo Ducale. Voi pensate che il Palazzo Ducale sia solo bicromo, invece è soltanto l'alterazione, diciamo, dovuta appunto all'interazione con gli atmosferili e l'inquinamento atmosferico, eccetera, che sia, diciamo, purtroppo tolto la possibilità di godere, diciamo, della policromia di Palazzo Ducale. Perché Palazzo Ducale è sì essenzialmente, diciamo, di pietra di Istria, di Rosso di Verona, ma ha tantissime croci, come questa che vedete qui, che sono policrome, con verde antico dalla Tessaglia, con per esempio, come in questo caso, marmo lesbio dall'isola di Lesbio, da Moria, con breccia di Arbe. Ci sono altri tipi di materiali come il cipollino rosso e così via. Quindi la facciata era ben diversa, era anche dipinta, tra l'altro, rispetto a quella che possiamo apprezzare adesso. Ecco, venendo al Rinascimento, noi troviamo sempre impiegate le pietre antiche, in spoglia erano stati accumulati non solo a San Marco, ma probabilmente anche in molti magazzini di Tagiapiera, e quindi sono stati, diciamo, usati anche durante tutto il periodo rinascimentale, poi anche in parte in quello barocco. Però nel Rinascimento, con una pietra particolare che viene introdotta ex novo, attorno al 1470-80, è il pavonazzetto toscano, che è la pietra che riveste questo setto di Codussi, di San Giovanni Evangelista, ma che riveste anche la facciata di Cadario, riveste Palazzo Benjamin Careggi, riveste Palazzo Cappello, riveste la chiesa di Santa Maria dei Miracoli. Quindi è una pietra, è un marker cronologico ben preciso, perché viene usata tra il 1470 e il 1540-50. L'ultimo edificio probabilmente è la facciata della scuola di San Rocco. Quindi è una pietra importante per Venezia. Nel periodo rinascimentale, diciamo, è ancora una volta nei pavimenti che si trovano, diciamo, le novità, cioè i nuovi tipi di marmi. Cominciano ad arrivare anche delle pietre dall'Occidente, ad esempio queste. La pietra nera che vedete qui è lavagna, e quindi è una pietra che viene dal paese omonimo, in Liguria. Pietra che doveva fare ovviamente tutto il periplo della penisola, quindi che doveva costare non poco.
come anche altre pietre che vedremo poi arrivano, che arrivano in età barocca. Qui vedete il Palazzo Grimani, voi trovate ancora pietre antiche, però già a San Salvador si trovano pietre di nuovo arrivo, tra cui quelle che ho citato all'inizio, le lumachelle veronesi. Qui vedete un esempio della lumachella più comune, che è la lumachella di San Vitale, che viene dal paese omonimo sui monti Lessini. È un calcare formato da grandi fossili, che sono fossili di ostriche, ostree, che non si sapeva, non si è capito solo alla fine dell'Ottocento che tipo di mollusco costituivano. Tanto è vero che chi ha dato il nome a questi fossili li ha chiamati Lithiotis problematica, perché ha fatto diventare matto un paleontologo per capire che di ostree, di ostriche si trattava. Poi, anche se ovviamente antichissime, perché datano all'Ias, quindi intorno a 250 milioni di anni fa. Ecco, nel Rinascimento quindi abbiamo questa aggiunta importante delle lumachelle veronesi, non solo la lumachella di San Vitale, ma anche la lumachella occhio di pernice, che è formata da piccoli fossili di brachiopodi, di cui sono per esempio le due colonnine che stanno al lato della pala di Sebastiano del Piombo, San Giovanni Crisostomo, oppure che stanno in vari pavimenti di San Giovanni, della Basilica di San Giovanni e Paolo, nel pavimento della scuola di San Rocco e in altri posti ancora. Nel Rinascimento ovviamente la pietra d'Istria diventa, diciamo, la fa da padrone come materiale da usare in esterni, e quindi il Redentore, e poi passando al barocco la Basilica della Salute. Però è in questo periodo nel barocco che arrivano in laguna materiali nuovi, come ad esempio le brecce medicee, la breccia di Seravezza, la breccia medicea vera e propria. La breccia di Seravezza è quella un po' più scura che vedete qui all'interno. Questo è l'altare della sala capitolare di San Giovanni Evangelista, con la statua da Murnaipo. E questa breccia medicea ovviamente arriva dalla Toscana, veniva cavata a Monte Corchia, a Stazzema o a Seravezza, e poi ovviamente era soprattutto la Repubblica di Lucca, che diciamo materiale, che è una pietra barocca diffusissima non solo a Venezia ma anche in tutta Italia. Sempre in epoca barocca, un'altra pietra importante e comunissima è il rosso di Francia, che i francesi chiamano rouge d'Angleterre, perché viene dalla lingua d'oca, da con Minervois, dove ci sono cave molto grandi di questo materiale tuttora estratto. Questa è una pietra barocca onnipresente, si può dire, in Italia. Cioè, si può dire che non c'è chiesa barocca dove non ci siano degli esempi, degli specchi d'altare o colonne. Qui a Venezia, questa è San Pietro di Castello, ma ne vedete degli esempi a Santo Stefano, bellissimi, tantissimi, le colonne tortili degli scalzi, per esempio. Quindi pietra comunissima e pietra anche apprezzatissima in questo periodo, perché in effetti ha un aspetto barocco molto brecciato, molto complesso dal punto di vista della struttura, diciamo, del disegno. Altra pietra barocca ancora è la breccia di Brentonico. Brentonico è una località in provincia di Trento, vicino a Rovereto. In questa zona si estrasse anche il giallo mori, che vedremo tra poco. Altra pietra barocca è il grigio canico e il nero timau, che viene da Carnia, la zona di Timau, e forme a voltri, ed sono dei calcari neri o grigi denati di bianco, ancora una volta quindi con strutture e disegni complessi. Ancora una volta è nei pavimenti che in età barocca noi troviamo la maggior varietà di pietre, anche nuove. Tra i più belli sicuramente questo della Cappella di San Domenico e San Giovanni e Paolo, dove vedete il giallo mori, appunto, la breccia medicea, il barbiglio di Carrara, il bianco di Carrara, questo è il nero lavagna,
il Rosso di Francia. Qui vedete la breccia di Arzo. Arzo è una località in provincia di Lugano adesso, e poi Verde Alpi, questi che vengono dal Val d'Aosta. Quindi vedete che si moltiplicano ancora, diciamo, le specie rapide in uso a Venezia, quindi si aggiungono ancora ai resti, diciamo, degli spoglia. Un altro esempio di pavimento bellissimo con tre pietre, il giallo Mori, il bianco di Carrara, il verde Alpi e quello della biblioteca Marciana, che raccoglieva, diciamo, lo statuario di Mani. Nel Settecento viene introdotta la trachite, che era stata usata anche prima, come abbiamo visto, nella cripta della Basilica di San Marco, ma è il Tirali, l'architetto Tirali, che la propone come pietra, come masegno per la pavimentazione della città. Ed è la pietra che calpestiamo adesso tutti i giorni, in tutti i momenti a Venezia. Viene ovviamente dai colli lugani, una pietra che ha avuto diffusione in età romana piuttosto notevole in tutta l'area padana, non solo verso ovest ma anche verso sud, arriva fino ad Ancona. Ed è una roccia vulcanica molto adatta alla pavimentazione perché ovviamente resiste benissimo all'acqua piovana, non è solubile in acqua, ed è sufficientemente porosa da essere, diciamo, antiabrasiva, resistente, quindi poco sdrucciolevole, quindi è una pietra ideale per la pavimentazione. Due immagini per l'Ottocento e il Novecento, prima di concludere, cioè questa che conoscete benissimo tutti, il Coffee House di Santi, che è l'ultimo edificio che è interamente costruito di pietra cristiana. Più bel esempio di neoclassico a Venezia. E poi, ultimissima immagine, il pavimento invece novecentesco della Cadoro. E Giorgio Franchetti in buona parte costruì, diciamo, da solo. Sappiamo dalle cronache dell'epoca, siamo nel secondo decennio del Novecento, che Franchetti, diciamo, fece una corte strettissima a Corrado Ricci a Roma, e anche al Boni, per avere pietre antiche da Roma. Il Franchetti amava moltissimo le pietre antiche, era un grande conoscitore delle pietre antiche. E sappiamo sempre dalle cronache che diciamo, si approvvigionò anche, diciamo, dalla Basilica, dai depositi della Basilica di San Marco, grazie alle sue entrature, evidentemente. E qui stesso si mise a commettere assieme pietre, le pietre più importanti in antichità che trovate nel pavimento. Ecco, qui potete vedere il giallo antico, per esempio dalla Numidia. Questo è il porfido verde egiziano, che il lapis hieracites dei romani, che viene dal deserto orientale egiziano. Poi avete qui il porfido rosso di cui vi ho parlato prima, avete il marmo rubeum dall'Asia Minore, il marmo Chio dall'isola di Chio. Quindi lui, il libeccio, questa è l'unica pietra barocca, diciamo, che evidentemente era corto di pietre antiche, quindi ha utilizzato, e che viene da Custonaci, dalla Sicilia. Sappiamo appunto dalle cronache che lui stesso si metteva, ha fatto i disegni del pavimento e si metteva a costruire questo pavimento con l'aiuto anche di Gabriele D'Annunzio, che doveva essere guercio all'epoca, perché è il periodo in cui scrive il notturno, e che appunto viene riportato anche dai giornali dell'epoca come diciamo, assistente di Giorgio Franchetti. Con questa immagine un po' buffa, diciamo, questi due personaggi ben noti, muniti di ginocchiere, diciamo, mettere insieme questo magnifico pavimento che purtroppo adesso è in pericolo, io direi. Vi lascio, grazie per l'attenzione, se avete domande. Abbiamo
ancora qualche minuto per domande, se volete. Io sono, devo dire, se non ho domande, sono sempre affascinata da questa capacità che ha Lorenzo Lazzarini di raccontarci non tanto, ma in realtà compaiono anche gli aspetti decorativi di questa immensa ricchezza di patrimonio colorato che abbiamo a Venezia, ma appunto facendone una storia materiale, cioè raccontandoci da dove vengono, la fatica che è stata messa per farli venire, il discorso che faceva prima sul porfido. È assolutamente straordinario, se pensate che quel porfido calato dalla montagna con il peso che aveva, i carri che lo portavano giù, tagliarlo, eccetera. Insomma, mi sembra che appunto l'aspetto della storia materiale che ci porta a questo risultato sia assolutamente strepitoso, senza contare che diventa una base di riferimento fondamentale per chi voglia poi occuparsi di conservazione e di restauro, che è una delle questioni su cui varie volte siamo tornati nelle nostre lezioni della storia, perché questo è un altro degli aspetti che evidentemente è legato moltissimo. Cioè, esiste un problema di approvvigionamento, di commercio, di vendita, di costi quindi per produrre questi materiali, e poi oggi abbiamo anche un problema di conservazione, restauro e difficoltà di trovare questi materiali, e ne abbiamo parlato più volte tra l'altro con Giulio Manieri a proposito di dipinti, ma il discorso ovviamente vale anche moltissimo per gli edifici e per le pietre. Una piccolissima notazione da questo punto di vista: non so quanti di voi avevano visto questa mostra che è stata aperta la settimana scorsa, credo, di fotografia, le stanze della fotografia, non so se tu l'hai vista, al piano di sopra, le stanze della fotografia, c'è una mostra fotografica di Alessandra Chemollo, che sono fotografie a colori. Di solito i fotografi fanno soprattutto fotografie in bianco e nero, queste sono invece fotografie interamente a colori, e insistono moltissimo su facciate, prevalentemente facciate esterne, ma non solo, anche interne, di edifici, proprio su questo tipo di costruzione, apparato decorativo e costruzione insieme, che caratterizza questa città. E credo che queste cose viste insieme ci aiutino molto a riflettere su una delle caratteristiche più fondamentali e più ricche di questa nostra città. Per cui vi consiglio di fare una passeggiatina a vedere anche quella mostra fotografica, che secondo me è abbastanza stimolante per questi ragionamenti che stiamo facendo. Fatto questo commento un po' stupido e un po' banale, invito chi ha voglia di fare qualche domanda o riflessione o osservazione a intervenire. Prego. Una curiosità: il piede sostituisce il quello mancante dei pedacchi di materiale, e poi sapeva di qualcosa sulle quattro colonne della Pasqua ci vuole. Allora, il piede è quello di sostituzione, è di semesanto dell'isola di Abbe, cioè della varietà, diciamo, minuta, che è questo. Adesso lo vede molto imbiancato, perché anche la breccia di Abbe è calcarea, e quindi diciamo il carbonato di calcio si scioglie, diciamo, e si rideposita come carbonato di calcio puro, bianco, e quindi l'imbianchimento diciamo imbroglia un po', imbroglia. Ma ho avuto occasione di fare uno studio proprio specifico, perché c'è un volume dei quaderni della Procuratoria di San Marco che è tutto dedicato ai tetrarchi, che si trova anche in vendita, dove c'è anche proprio un capitoletto mio di indagini sul piede originale, quello trovato da Neumann a Costantinopoli, e su quello invece rifatto. Uno si chiede: ma perché l'hanno rifatto in calcare quando, diciamo, avevano nei depositi di Santa Polonia ancora porfido? Ce n'è ancora. Perché non sapevano come scolpirlo, perché era troppo faticoso scolpirlo. Perché di fatto il porfido è talmente tenace, talmente duro, che non si può, si può solo sbozzare con martello e scalpello, temprando in continuazione poi la punta della subbia, mentre invece va lavorato per abrasione,
e quindi in antico probabilmente avevano dei sistemi abrasivi, delle rotelle che muovevano smeriglio, cioè perché non era il metallo che poteva abradere, era lo smeriglio che è il corindone, cioè un minerale che è durissimo, molto più duro del quarzo, che consentiva di sagomare, diciamo, di formare il porfido. Infatti anche i tetrati non sono stati scolpiti, sono stati consumati letteralmente per dare l'aspetto finale che hanno adesso. Quindi infatti la lavorazione del porfido viene descritta dal Vasari nelle Vite, proprio nel primo capitolo delle Vite lui parla della lavorazione del porfido e dice tra l'altro che le punte, gli strumenti, gli scalpelli vanno temprati in sangue di becco, perché il becco ha la testa dura e quindi si pensava che c'era un duplice, diciamo, collegamento alla testa dura dell'ariete, ma anche al fatto che il sangue tempra meno velocemente dell'acqua. L'acqua, temprando velocemente gli attrezzi di acciaio, diciamo, infragilisce l'acciaio stesso, mentre invece se si tempra più lentamente è maggiore la durata, diciamo, dello strumento. Quindi è a Firenze che hanno riscoperto il modo di lavorare il porfido. Non mi ricordo più il nome, ma è stato un fiesolano, come dice, che era attivo ovviamente all'opificio delle pietre dure, perché i medici hanno fatto grandissimo uso di porfido, no? Sono stati anche loro forse un po' megalomani. Francesco II dei Medici si è ritratto nel porfido come gli imperatori. Qualche altra domanda o osservazione? Volete approfittare del pozzo di informazioni che è in grado di fornirci? Il livello è troppo alto. Il livello è troppo alto. Prego. Anche Cipollino, c'è la sua facciata, questa è la facciata della Basilica. Sì. La testa in alto? Il marmo Cipollino. Cipollino. Dunque, il marmo Cipollino, ci sono delle colonne che sono, diciamo, immediatamente a destra del portale principale. Diciamo, anche quello è un uso particolare, perché ci sono delle croci incise, perché nel Cipollino i cristiani vedevano il legno della Sacra Croce, quindi non è casuale che ci siano delle croci incise qui a Venezia, né è casuale per esempio che a Firenze, di fronte a Santa Maria del Fiore, ci sia una colonna con sopra una croce, che è di Cipollino. Se si va a Milano, lo stesso a Sant'Ambrogio, all'esterno di Sant'Ambrogio c'è una colonna di Cipollino con sopra una croce, lo stesso vicino al Duomo di Grosseto, quindi non sono usi casuali. Ripeto, molti materiali, molti marmi e pietre antiche avevano significati simbolici che noi abbiamo in parte perduto. Ma questo, diciamo, quello del porfido legato alla porpora, diciamo, è uno, però c'è anche quello del Cipollino e poi quello dell'occhio di pavone, ad esempio la ghiera dell'arco, sempre della facciata principale, che è rossa con dei noduli come bianchi, è anche quello un calcare fossilifero che i marmorai romani chiamano occhio di pavone, perché ricorda la coda del pavone. E il pavone era l'animale simbolo dell'immortalità dell'anima e quindi un animale importantissimo per i cristiani, infatti viene spesso raffigurato in Plutei o Transenne o altro. Quindi, ripeto, non è mai, c'è poco di casuale nel
posizionamento dell'uso dei marmi antichi. La cosa più banale che si confronta è la simmetria, no? Pietre dello stesso tipo, con le stesse caratteristiche, vengono sempre messe simmetricamente in tutte le chiese romane, in tutte le chiese romaniche in generale. Scusi, ma per aggiungere qualcosa su argomenti alla veneziana, usavano i marmi, cose di marmi usavano. Chi? Del fare il pavimento alla veneziana, il terrazzo alla veneziana. Di tutto. Cioè, la arte, no. Diciamo, il terrazzo classico, quello che si chiama Arlecchino, diciamo, ha in genere il bianco che è il covolo, cioè il coccio, lo stracotto, diciamo, quello che rimane dopo la preparazione della calce. Che è bianchissimo, sbianca per effetto della calcinazione. Poi c'è il rosso di Verona, un nero che in genere o è nero canale veronese o è lavagna, e poi il giallo mori. Questi sono i quattro colori base, diciamo. Però poi ci sono marmi anche più pregiati, messi talvolta, Missoni aveva, fatto una commessa particolare che ricordava un po' i suoi maglioni a Roberto Crovato, che era il terrasser più importante, diciamo, negli anni scorsi, è morto da poco, e lui aveva impiegato anche lapislazzoli, per il blu aveva usato lapislazzoli, sì, per fare un pavimento per Missoni. Bene, se non avete altre domande, ringraziamo moltissimo Lorenzo e...